Box. La direzione ferroviaria di TUA, l'azienda di trasporto unico abruzzese, investe 40 milioni di euro per una serie di azioni di rinnovamento che riguardano l'acquisto di 3 nuovi treni, defibrillatori a bordo, impianti di segnalamento e sicurezza e un restyling di alcuni veicoli lupetto. Un investimento per un significativo passo in avanti in termini di innovazione e tecnologia, sempre con un occhio rivolto agli utenti. Si tratta di tre nuovi POP 2.0 Coradia Stream da 305 posti a sedere e 534 posti in totale. Lunghi oltre 84 metri, sono dotati di 4 motori di trazione, rastrelliera portabici, 30 monitor e non basta. A bordo c'è un sistema contapersone e ampi spazi interni sono destinati alla mobilità dei viaggiatori diversamente abili. Due in totale le telecamere di sorveglianza che assicurano un monitoraggio continuo. La climatizzazione è regolata automaticamente in base al numero di passeggeri a bordo. I treni della Alstom, questa l'azienda produttrice che è leader nel settore della mobilità, possono raggiungere una velocità massima di 160 km orari. I nuovi Coradia entreranno in servizio entro fine anno per un investimento di circa 19 milioni di euro. Grazie alla Regione Abruzzo, al Presidente che presta sempre particolare attenzione in questo settore, grazie alla Alstom che è un partner di caratura mondiale, la TUA crea le condizioni per le quali ci sia la presentazione di questo progetto che abbiamo messo in piedi con un investimento complessivo di oltre 34 milioni di euro. La modalità di trasporto su ferro è la modalità di trasporto più compatibile con il periodo che viviamo, cioè quello della transizione ecologica, della mobilità sostenibile, di un mondo sempre meno inquinato e sempre più protetto. Per questo stiamo investendo sul ferro, lo stiamo facendo sia con il potenziamento delle linee, come sapete la linea Roma-Pescara e quella adriatica, sia con il potenziamento dei mezzi che viaggiano su queste linee e della nostra divisione ferroviaria della TUA ex Sangritana. È una sfida molto importante. Oggi abbiamo firmato poco fa i contratti per portare 3 nuovi treni in Abruzzo. Gli pendolari e gli utenti e i cittadini abruzzesi avranno a disposizione treni più moderni, più veloci, più sicuri, più efficienti, più connessi. Questo è un impegno molto importante che ci eravamo assunti per garantire un diritto alla mobilità che sia all'altezza dei tempi che viviamo. Un investimento per potenziare anche le risorse umane? Sono in corso anche assunzioni, era già avvenuto come avevamo fatto vedere nelle scorse settimane per la divisione cargo di Sangritana, quindi per il trasporto merci, dove stiamo attrezzando sempre più i nostri treni per poter servire la zona industriale e poter quindi potenziare la capacità produttiva del nostro territorio. Alstom è un'azienda leader nella mobilità in Italia, tantissimi dipendenti ed oggi 3 mezzi, ci dica qualche caratteristica tecnica. Questo è un treno regionale innovativo, è l'ultima generazione dei treni regionali, la nostra famiglia la chiamiamo Coradia Stream, in realtà il POP ben conosciuto oramai dai cittadini italiani, in servizio già in 14 regioni, viaggia a 160 km all'ora, può trasportare 320 passeggeri seduti, fino a 500 in piedi, quindi nel momento in cui non avessimo più le limitazioni della pandemia potremo trasportare 500 passeggeri. È un treno che è al 97% riciclabile, quindi vuol dire che al 97% sono materiali che verranno riutilizzati, quindi molto green.
ha consumi energetici 30% più bassi rispetto alle famiglie precedenti, quindi anche questo va nella direzione in cui tutti ci aspettiamo che debba andare, e ad alcuni diciamo dispositivi innovativi, per esempio ha dei display da 30 pollici all'interno del treno, quindi con sistema informativo di bordo che i passeggeri possono, a cui possono accedere, wifi, e soprattutto ha per esempio un sistema di condizionamento adattativo. Cosa vuol dire? Che il sistema di condizionamento adatta la propria, diciamo, le proprie caratteristiche, l'alimentazione di aria fresca o di riscaldamento in base al numero di passeggeri a bordo, quindi un comfort decisamente molto elevato. Caratteristiche che lo rendono il treno più innovativo d'Europa? Sicuramente a livello di treni regionali è un treno innovativo, è della famiglia, diciamo, dei treni che abbiamo avuto Trenitalia, è uno dei treni regionali se non il più innovativo d'Europa, perché è la nuova generazione in servizio commerciale ora da un paio d'anni in Italia, ma sicuramente questa è la nuova versione che ha ulteriori caratteristiche migliorative rispetto a quella precedente. Il costo di ogni convoglio? Beh, su questo, come avete letto, si tratta di due contratti, questo è di circa 18 milioni di euro, 6 milioni di euro è un prezzo molto interessante per un progetto di questo tipo, proprio perché TUA si è appoggiata al contratto quadro di Trenitalia, quindi un vantaggio molto importante anche da un punto di vista economico. Convogli altamente tecnologici, a bordo dei quali sarà possibile anche effettuare, qualora ce ne fosse bisogno, la defibrillazione. Infatti ogni veicolo è dotato di defibrillatore. Un investimento importante quello della TUA, che supera i 34 milioni di euro e che fa riferimento all'acquisto di 3 nuovi treni elettrici e della segnaletica che metteremo su questo territorio. I treni elettrici e la segnaletica fanno riferimento ad accordi con un partner per noi storico, che è un player più grande forse al mondo, che fa riferimento all'Alstom. L'Alstom con noi sta sviluppando su questo territorio tutta una serie di iniziative. Come accennava l'ingegner Viale, probabilmente saranno anche traslate nel tempo, perché loro si occupano anche di idrogeno, e noi abbiamo ricevuto ulteriori 35 milioni di finanziamento per i treni ad idrogeno, e naturalmente questo ci pone all'avanguardia in termini green. I treni sono super accessoriati di tutta quanta una serie di nuove opzioni che vengono offerte ai cittadini abruzzesi, tengono anche riferimento e riguardo per quello che riguardano portatori di handicap. TUA ha investito sulla salute dei viaggiatori fornendo i propri treni di defibrillatori che, nel caso di arresto cardiaco improvviso, consentiranno il soccorso immediato, fondamentale per fare la differenza tra la vita e la morte. E poi tutta una serie di interventi come quello che abbiamo presentato questa mattina, che fa riferimento alla sicurezza, che è la scelta di dotare i treni che abbiamo già a disposizione di defibrillatori per intervenire con immediatezza e con sicurezza per quello che riguarda ipotesi di impatti cardiologici sui treni abruzzesi. Un investimento per quasi 16 milioni di euro è previsto per la realizzazione di un impianto di segnalamento e di sicurezza sulle tratte Lanciano-San Vito e Fossa Cesia a Torino di Sangro Archi. Tali impianti di segnalamento e sicurezza sulle linee di TUA le permettono di uniformarsi agli standard in uso sull'infrastruttura nazionale. I tempi di realizzazione sono di circa 18 mesi. Un sistema di segnalazione e tracciamento che noi abbiamo in qualche misura opzionato nel 2019, quando nessuno in Italia aveva sostanzialmente fatto questa scelta. Siamo stati antesignani in questo senso, e subito dopo di noi sono venuti anche player importanti come RFI, che ha scelto lo stesso sistema di segnalazione per quello che riguarda il segmento dei treni. Passo avanti verso la transizione ecologica anche da parte della Regione per un investimento complessivo di... Un passo avanti per quello che riguarda la Regione assolutamente importante, ripeto, 34 milioni, 35 milioni per i treni, 8 milioni per quello che riguarda nuove tecnologie informatiche, e poi tutta una serie di interventi come quello che abbiamo presentato questa mattina, che fa riferimento alla sicurezza. Nuovo look anche per i 6 Lupetto, i veicoli della flotta ferroviaria TUA. I Minuetto in servizio per l'azienda ferroviaria abruzzese sono oggetto di restyling con una nuova livrea che prevede anche il logo storico di Ferrovia Adriatico Sangritana
con il Claim dal 1912 muoviamo l'Abruzzo. Infobox.